Oggi voglio parlarti di come l'inglese può davvero cambiarti la vita. Non solo è una questione di sapere, che alla fine oggi con la nuova tecnologia, con Google Translate e tutto ciò che dovrà avvenire nel prossimo decennio, non è un vantaggio, ma la vera conoscenza sta nel processo che fai durante quell'apprendimento. E l'evoluzione che ha la tua mente, non a livello concettuale, non a livello di quantità, ma a livello di qualità, a livello di modo in cui la mente inizia ad esplorare se stessa e tutta la consapevolezza, tutta l'illuminazione che ne conviene. E solo chi ha scoperto come imparare una lingua nuova da adulto sa cosa vuol dire questa illuminazione, questa espansione mentale di consapevolezza e di coscienza. Infatti, chi non ha mai parlato una lingua diversa dalla sua e poi ne ha imparata una nuova, che di solito è l'inglese, ma potrebbe essere lo spagnolo, qualsiasi tipo di lingua nuova uno impara, si accorge che dopo un periodo iniziale di difficoltà non si torna più indietro, non solo il gusto di poter comunicare in un'altra lingua di per sé, ma se uno analizza attentamente cosa c'è dietro a questa soddisfazione, c'è anche proprio una sensazione di essere di più, una sensazione di poter fare di più, una sensazione di poter comunicare di più, una sensazione di più. E non è la quantità, perché la stessa quantità di informazioni che io ho del mio inglese te la potrei trovare un pezzo qua, un pezzo là su internet e potrei dirti basta che te la studi anche tu, sei allo stesso mio livello. Invece non basta studiare tutte le informazioni che io ho adesso nella mia testa sull'inglese, non basterebbe, altrimenti basterebbe un mini videocorso con tutte le mie conoscenze e fra 6 mesi tu saresti al mio livello. Invece non è possibile, perché? Perché tutta l'esperienza personale che si va ad integrare a quella conoscenza è personale, appunto, e va fatta nei tempi fisiologici, biologici della vita umana. È come imparare ad andare in bicicletta. È vero che una volta che impari ad andare in bicicletta lo sai fare, ma imparare ad andare in bicicletta non è una nozione mentale, è una conoscenza fisica, un'esperienza, un apprendimento a 360 gradi, dove la mente è presente mentre il corpo si muove, mentre pensi a non andare sotto il burrone, mentre senti mamma o papà che ti chiamano, mentre cerchi di stare in equilibrio, quindi mente, corpo e spazio attivi allo stesso momento. Con l'inglese è la stessa cosa, non basta solo sapere l'inglese, ma sapere l'inglese, nello stesso tempo star lì a domandarsi l'altro cosa mi vuol dire, quindi l'interazione con un'altra persona, la cultura, quindi come quello che io adesso culturalmente ho in italiano posso trasferirlo all'altra persona culturalmente in inglese. Quindi ci sono molti processi mentali che sono nozionistici, tecnicistici e soprattutto di comunicazione, oltre che al mio stato d'essere in quel momento, ovvero se mi imbarazzo, mi impanico, mi prendo il coccolone qui e non riesco più a parlare, sono tutti aspetti che vanno considerati come quando vado in bicicletta. Uno solo che ti distrae, cadi dalla bicicletta. Allo stesso tempo, uno solo che ti distrae mentre parli inglese, ti blocchi. Perché se poco poco ti distrai dal comprendere, non sai più quello che devi dire. Se poco poco ti si blocca una parola sul dirla, ti blocchi, non sai più quello che dire. E la conversazione è finita con anche una grande dose di low self-esteem, quindi una bassa autostima che ne potrebbe conseguire finché non hai imparato bene cosa vuol dire fare gli errori. Ti consiglio per questo di guardare gli altri miei video che parlano di come superare gli errori, come non fare più errori che ti bloccano nell'inglese. Vai a scartabellare in tutta la mia rubrica video e troverai qualcosa che parla di questo, proprio nell'esattezza. Quindi qual è la conclusione, la morale di questa favola? La morale di questa favola è che imparare l'inglese è un modo che ti apre la mente e ti cambia la vita. Se la motivazione tua non è così grande, evidentemente imparare l'inglese è una cosa nozionistica. Ti consiglio di
semplicemente usare Google Translate, che è molto più semplice, anche se c'ha la sua marginalità errori, ma non pensare che se impari l'inglese non farai errori, quindi tanto vale farli con meno fatica, o farti aiutare da qualcuno quando devi mandare un'email, quando devi fare un viaggio, ti porti in giro un amico e fai meno fatica, ottieni lo stesso risultato. Se invece l'obiettivo tuo è quello proprio di ampliare la tua coscienza, espanderla, avere accesso ad un mondo che non sapevi nemmeno esistesse o hai la percezione che esista, allora sicuramente imparare l'inglese con il metodo inglese vero è la tua strada. Che poi segui me, Stefano Roganti, come tuo tutor personale, come tuo personal trainer, è un conto. L'importante è che segui il sistema inglese vero, che puoi capire se sei intelligente semplicemente guardando i miei video online e gratuiti. Thank you very much and see you on the other side.